Massimo Boldi, ecco quanto prende di pensione. Massimo Boldi è uno degli attori più amati di Cinepattoni, e non solo. Ha spesso fatto coppia con Christian De Sica, divertendo moltissimo gli spettatori. Ad oggi, Boldi ha 78 anni ed ogni tanto compare nelle interviste, in televisione o anche nei film. La sua però è l'età giusta per riscuotere una pensione e perciò in tanti si sono chiesti, dopo tutti i contributi versati, quale sia questa cifra. Ebbene, in un'intervista rilasciata da Gospia, Boldi ha fatto chiarezza su questo argomento sorprendendo tutti. L'attore infatti ha dichiarato di non essere andato ancora in pensione. Infatti, ha detto di non avere intenzione di vivere la sua vita sul divano e con la copertina, ma di voler ancora portare avanti progetti cinematografici. Non essendo ancora andato in pensione, quindi, non si conosce la cifra che Massimo Boldi riscuoterà quando avrà deciso di interrompere la sua attività lavorativa. L'attore ha spiegato di avere in cantiere un nuovo cinepattone in cui reciterà come ha sempre fatto. Boldi ha anche sottolineato che nonostante tutto, i suoi film piacciono anche ai più giovani che ricordano bene le battute recitate dai personaggi. Per questo motivo non ha intenzione di fermarsi e sta già pensando a cosa fare, magari con un film che potrebbe uscire già il prossimo Natale come da tradizione. Massimo Boldi quindi non riscuote alcuna pensione, ma ovviamente ha un patrimonio di tutto rispetto che continua ad accrescere con i suoi impegni televisivi e cinematografici. Lo stesso attore ha parlato di questo argomento durante un'intervista concessa a Giampiero Beltrando, un imprenditore che si occupa di gestire varie aziende e che viene ritenuto molto esperto in tema di strategie finanziarie. L'imprenditore, che ha già intervistato molti altri volti noti del mondo dello spettacolo tra cui Fabrizio Corona e Giuseppe Queno, ha chiesto a Boldi a quanto ammonti il suo patrimonio. L'attore ha dichiarato di avere un patrimonio totale di 10 milioni di euro, una cifra molto elevata se si considera che probabilmente Boldi non ha tenuto conto del valore delle sue proprietà immobiliari. La cifra accumulata negli anni è considerevole, ma bisogna tenere a mente che, secondo molte indiscrezioni, Massimo Boldi guadagna fino ad 1 milione di euro con la realizzazione di un solo cinepattone. Perciò è normale che tra i vari lavori e impegni, il suo patrimonio sia cresciuto così tanto negli anni. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Massimo Boldi e conoscevate questo dettaglio su di lui? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.